Buongiorno a tutti e buona domenica da Pensioni Italia, eccoci qua. Oggi parleremo degli importi di maggio appena aggiornati con la rivalutazione IRPEF in arrivo sui vostri cedolini tra qualche giorno. L'Istituto Previdenziale ha appena iniziato ad aggiornare i dettagli e ricalibrare gli importi netti adeguandoli agli aumenti IRPEF tanto attesi. Per motivi di conguagli e arretrati, stavano rimandando gli aumenti netti fino a 100 euro che aspettavamo da tempo, per alcuni pensionati, grazie al taglio di alcune tasse. Oggi ci concentriamo su come vedere in anticipo gli importi in modo da essere preparati e poter adeguatamente prepararci a ciò che ci aspetta. Vi spieghiamo come vedere gli importi in anticipo passaggio per passaggio con gli screen, prima che esca il cedolino, perché sappiamo che troverete anche una sorpresa dell'Obis. Prima di continuare, vi chiedo di iscrivervi al canale, chiedeteci nei commenti ogni dubbio o domanda, o se volete video su argomenti particolari. Lasciateci un like e un commento per aiutarci. Prima di tutto, verifichiamo l'aggiornamento del dettaglio pensionistico. Consultate il fascicolo previdenziale delle prestazioni pensionistiche e la lista delle pensioni. Qui potete trovare l'aggiornamento al 5/2/0/24. Chi per primo, chi dopo? È chiaro che Total One ha cancellato da INPS per cittadini, CAF e patronati. Quindi ecco come aggirare INPS per visualizzare gli importi in anticipo. I beneficiari di pensioni di invalidità, state attenti. Sul nuovo portale, nella sezione Pagamenti cedolini, trovate un'anteprima dell'importo senza dover cliccare su Visualizza cedolini. Questo sarà l'importo inserito nella sezione di maggio, visibile in Visualizza cedolini con disposizione il 2 maggio. Inoltre, il secondo via modello Obis finalmente disponibile per tutti, scaricabile qui, mostrerà l'importo attuale aggiornato della vostra pensione lorda, che sarà quello che riceverete a maggio. Il modello si aggiorna in caso di variazioni o aumenti della pensione, ma a maggio non ci sono, nonostante quanto affermato da vari siti o canali di dubbia provenienza. Un terzo metodo, non per tutti, è la possibilità di simulare il piccolo prestito della pensione, riservato ai pensionati ex INPDAP o agli iscritti alla gestione creditizia. L'appuntamento è tra il 19 e il 22 aprile, considerando il weekend con il cedolino di maggio vero e proprio, dove potremo tutti visionare il dettaglio delle singole voci, con congruo nuovo IRPEF scontata in attesa della sua applicazione, che potrebbe portare arretrati fino a 110 euro che influiranno positivamente sul netto, come illustrato in un video. Detto ciò, vi saluto e alla prossima buona giornata da Pensioni Italia.